ci spostiamo a Prali, almeno con la fantasia, se non altro, se non proprio fisicamente tra un po', dal 20 luglio in poi potete spostarvi proprio a Prali fisicamente per andare a partecipare a 1, 2, 3, insomma quanti ne volete, eventi di Pralibro, che torna anche quest'anno per la sua ventunesima. Intanto ciao Sara, abbiamo già sentito la tua voce, adesso ti vediamo anche, bentornata Sara Platone, Libreria Claudiana di Torino, che insieme alla libreria Il Ponte sulla Dora e con Rocco Pinto organizza questa bella manifestazione. Allora, come state? Siete agli ultimi preparativi, siete proprio in chiusura, diciamo, ormai. Sì, ciao Daniela, grazie per l'invito, bentrovati. Sì, siamo sempre un po' in ritardo su tutto, quindi siamo agli ultimi giorni correndo. Mi piace molto questa formula video che è nuova per me, l'anno scorso ci eravamo sentiti solo e ti mostro subito la maglietta che è appena arrivata, eccola, ogni anno immancabile la maglietta di Pralibro. Esatto, quindi sì, siamo proprio agli ultimi preparativi in questi giorni, diciamo oggi dovremmo riuscire ad aggiornare completamente il sito internet, quindi naturalmente dopo questa intervista io vi rimando a guardare il programma sul sito internet, che è sempre www.pralibro.org, e stiamo preparando gli scatoloni, insomma sarà un trasloco come tutti gli anni e ci trasferiamo un mese a Prali. Sono 37 giorni, li ho contati prima, 37 giorni di full immersion di libri, letture, scambio di idee, dibattiti. Musica, quest'anno cinema anche, quest'anno ce l'eravamo ripromesso già da tempo di inserire il cinema, non è così semplice, ma siamo riusciti, quindi proietteremo un film e ospiteremo Steve della casa e faremo anche un piccolo concorso di filmetti girati con il cellulare, quindi chiederemo poi a tutti quanti il nostro pubblico di immedesimarsi in piccoli registi. Bello. L'altro anno sì, siamo quasi pronti. Sì, ogni anno vi inventate qualcosa. L'altro anno erano i 20 anni, avevate, beh, al di là della maglietta proprio dei 20 anni di Pralibro, avevate anche pensato a raccogliere una serie di testimonianze, no, di persone che hanno vissuto, che vivono Pralibro e che la raccontavano l'esperienza di questi ormai decenni che trascorrete a Prali in Alta Val Germanasca. Quest'anno il piccolo concorso, insomma, ogni anno una proposta, mantenendo, diciamo, fissa lo schema a cui siamo abituati, che è questa alternanza quotidiana, perché cioè, non mancate un giorno di fare un appuntamento, di fare una presentazione praticamente, o quasi, ecco, però quasi di filato, dal 20 luglio in avanti di filato ogni giorno c'è un evento e poi ci sono iniziative per i più piccoli, poi si parla di montagna, ma si parla anche di diritti, si parla di pace, si parla di ambiente, insomma temi che sappiamo sono cari a voi ma che sono cari anche alla letteratura odierna, attuale. Sì, esatto, la formula non cambia, nel senso che a noi piace molto sottolineare che è una rassegna libraria, quindi sì, si può chiamare anche festival, ma è più una rassegna, quindi dura nel tempo e questo periodo prolungato permette di creare una comunità di lettori che ci segue, che rimane a Prali, quindi è residenziale, non magari tutto il mese, però molte persone si fermano più di 2 o 3 giorni ed è un servizio anche alla vallata, che ricordiamo è una valle, la Val Germanasca, che pur essendo molto frizzante e attiva non ha dei punti culturali preposti, diciamo, non c'è un cinema, non c'è un teatro, non ci sono librerie, e quindi d'estate portiamo effettivamente un servizio alla popolazione che ci aspetta, ci spera, nel senso ci conta,
ci aspettano non solo per fare la riserva di libri, perché ovviamente oltre alle presentazioni a tutti gli eventi noi facciamo una grande libreria nei locali della chiesa valdese che ci ospita, quindi apriamo questa libreria dove vendiamo in realtà di tutto, non solo le novità ma anche il catalogo, proprio perché è un servizio, è pieno di ragazzini che devono fare le letture estive e ci chiedono i classici. E poi appunto quotidianamente proponiamo dei laboratori la mattina per i bambini e nel pomeriggio e in serata invece le attività per gli adulti, che ruotano sempre attorno ai libri e alla lettura, perché la nostra mission principale è quella di far leggere le persone, di promuovere la lettura, perché è una cosa bella in cui crediamo, ecco, nella certo. sua banalità, nella sua semplicità, noi crediamo che la lettura migliori la vita delle persone, quindi questa è proprio la nostra missione. Sì, e lo fate cercando di porre attenzione a mantenere sempre un legame molto saldo con l'attualità, ecco perché citavo appunto dei temi che comunque tornano nelle presentazioni che voi proponete, così come tornano gli autori locali anche, c'è una grande attenzione a scrittori, scrittrici, autori, autrici del territorio ovviamente diciamo anche del nord-ovest, però comunque territorio che è il territorio in cui abitiamo, in cui viviamo, in cui in questo caso è rappresentato anche da Pralibro. E quindi questo è molto bello, trovo, oltre al fatto del territorio che vi ospite, come ricordavi, un servizio anche per una vallata che è vero che d'estate e d'inverno si popola, però per il resto si è anche molto svuotata nei decenni, negli anni, per svariate cause, però insomma sappiamo che la montagna bisogna crederci e mantenerla anche attraverso queste attività viva e vivace. Sì, assolutamente così, noi abbiamo un legame molto stretto con il territorio, quindi naturalmente cerchiamo di inserire anche autori o temi proprio insomma, locali, e facciamo anche degli appuntamenti diffusi sul territorio. Quest'anno abbiamo un incontro a Massello, visiteremo poi il Museo di Balsiglia, abbiamo sempre un appuntamento ad Agape, e faremo una passeggiata, diciamo una passeggiata storico-culturale per le borgate di Prali, le scuolette Bequit e poi naturalmente il Museo Valdese di Prali. Quindi sì, questo legame c'è sempre e ci sono sempre i temi che ci caratterizzano, come dicevi. Quindi naturalmente non mancheranno degli incontri un po' più politicizzati, di riflessione politica, dove sta andando l'Italia, dove sta andando l'Europa, di ecologia ci occuperemo tra l'altro anche con te, perché sì, a fine luglio ci incontriamo e festeggeremo insieme i 40 anni di Radio Bequit, e per l'occasione abbiamo scelto un tema comunque ecologico, e a fine agosto ospiteremo anche una delegazione dei ragazzi del Friday for Future, che è un movimento che è molto interessante, li abbiamo invitati e ci racconteranno appunto il loro sguardo sul mondo. Quindi sì, non solo buona letteratura, ma anche impegno politico, ecologico, filosofia. E stimolo a riflettere, dicevo. Assolutamente, quello sempre, io spero sempre che le persone durante le presentazioni di Pralibro non tornino a casa con una idea, ma con tante idee, senza risposte, ma con tante domande. Ecco, questo è sempre un po' l'augurio, no? Di risiedere nelle domande, di continuare a confrontarsi, insomma, e questo arricchisce tutti, anche noi che organizziamo le proposte, torniamo a casa sempre ricchi. Certo.
Il programma è ricchissimo, non possiamo ovviamente metterci a elencare ogni appuntamento, come giustamente ricordavi anche tu, Sara, prima demandiamo questo impegno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici andando sul sito pralibro.org, dove troverete il programma dettagliato, orari, luoghi, cioè il luogo più o meno è sempre il medesimo, però ecco, anche le piccole variazioni saranno segnalate. Lascio a te, se vuoi citare qualche evento a cui tieni particolarmente, insomma, una situazione. Certo, vabbè, intanto io ci tengo a sottolineare che tutto questo non sarebbe possibile senza, diciamo, l'appoggio e il sostegno dell'8x1000, che crede in noi e finanzia il progetto Pralibro, e la Chiesa Valdese di Prali, che ci ospita per tutto il mese. Certo. Detto questo, sono 53 appuntamenti e io ho paura di dimenticare qualcuno, di sottolineare qualcosa piuttosto che un altro. Vi faccio, diciamo, una carrellata di nomi, e sapendo che ce ne sono molti altri. Comunque noi apriamo con Vanessa Roghi, e parlando di Rodari, perché appunto noi vogliamo crescere una nuova generazione di lettori felici quindi noi adulti dobbiamo scegliere molto attentamente che cosa far leggere ai nostri bambini, senza, diciamo, indottrinarli, ma scegliendo delle letture fantastiche, fantasiose, vivaci e non moralistiche, ecco, questo cominceremo così. Certo. e poi ci sarà, non so, Fabio Geda, Sandra Petrignani, Fabio Bacà, Serena Gaudino, ci sarà la Valeria Tron, Nicoletta Verna, Lisa Ginsburg, Davide Longo, Simonetta Agnello Orbi e Saba Anglana, ma ancora tantissimi, veramente sono 53 appuntamenti, quindi, come dicevi tu, andate pure sul sito, insomma, o sui social. Noi dovremmo riuscire a gestire anche i social quest'anno, e quindi ci troverete su Facebook e su Instagram, e niente, curiosate tra il programma e veniteci a trovare. Andiamo tutti a trovare questa bellissima rassegna e coloro che la portano avanti, Pralibro, dal 20 luglio, sabato 20 luglio, un'inaugurazione nel pomeriggio, e poi si prosegue appunto fino a dopo il 15 agosto, quindi ad agosto inoltrato. Grazie Sara Platone per essere stata con noi, buon lavoro a te, a Rocco Pinto e a tutti coloro che in qualche modo danno un supporto affinché questa rassegna continua. Ci vedremo presto proprio a Pralibro. A presto. Ciao. Grazie. Buon lavoro. Grazie, ciao a tutti. Per le vostre segnalazioni scrivete a diretta@rbe.it.